Eccoci tornati, SOS Arezzo TV, bentornati con Beppe Guarda Martoni. Di vestiti che prendi il raffreddore. C'è la giacca in macchina. Ma qui due fa freddino, senti il ventolino fresco. Guarda che bel golfino che abbiamo qua sotto. Golf contro e poi una maglietta. E poi un'altra maglietta di sotto. Io una certa età mi devo salvaguardare. Sì. Tira una ghiettina, comincia a tirare. Bravo, una brizzolina. Una brizzolina, viva l'estate. Una grande cosa l'estate. Senti, qui siamo tra via Spallanzani, la Camera di Commercio, come potete vedere, Arezzo Fiere, sì. Via Fleming, il sottopassaggio, qui però è tutto transennato. Sì. Che succede? Ma dice che si staccano dei pezzi da sotto il cavalcavia e quindi i vigili del fuoco hanno ordinato la chiusura di questo tratto di strada. Chiusura per modo di dire, perché qui la transenna è mezza aperta. Sì, vediamo quella di là com'è. Andiamo a vedere. Un utente della strada. Anche lei il sottopasso è chiuso, che ci passa a fare? È pericoloso. È pericoloso. Che succede? Io ho fatto questo. Avevo fretta per quello. Ho fatto prima. Grazie. Non c'è pericolo, però. Non c'è pericolo, vai. Quindi hanno chiuso per sbaglio. Chiuso per sbaglio. Ma l'hai aperto quindi? O è chiuso come qui? È aperto. È tutto aperto, si può passare. Grazie. Ciao. Beh, pensavo lo conoscessi. Ah, lo conosci? Sì, sì. Ah, perché sai? Conosciuto Arezzo, che fai? Se vede che non stai a Arezzo. Lui è il famoso torinese. Ah, grazie. Saluti grazie. A tutti, saluti donne, a tutti. Tutte le donne sono le sue. Ah, sì? Sempre, lui saluta tutti. Okay. Allora, è educato, vabbè, no, piace le biciclette, il movimento. Ma sì, allora. La bicicletta, giustamente. Allora, tempo fa portava anche il pane. Sì. Allora, là effettivamente, a parte le bici, sembra tutto chiuso. Andiamo a vedere cos'è che cade, però speriamo che non ci cada in testa a noi qualcosa. Da sopra si è staccato qualcosa per cui sia pericoloso l'accesso e il passaggio da questo sottopasso. Sopra c'è il raccordo. C'è il raccordo dello stradale, questo è proprietà dell'ANAS, quindi l'ANAS è l'ANAS. Sì. Quindi vuol dire che... In questo periodo ha aperto cantieri, soprattutto sulle superstrade, da tutte male. Le parti. Meno solo male. Che succede? Che ne apre, cioè per anni non succede niente, poi ne apre, fa conto, nello stesso tratto ce n'è 6 o 7 che blocca tutto. Sì, ma è così, va bene, perché a un certo punto viene finanziato il rifacimento di una certa strada e quindi di conseguenza il tratto di strada viene affidato a più imprese e le più imprese fanno più cantieri. Vediamo che c'è questi, vedi, il ferro che viene stanno fuori. Stanno scoprendo. Vedi qua infatti sì, anche. Sì, si vede che potrebbe cadere qualcosa. Sì. Sicuramente. Potrebbe crollare anche secondo te? No, assolutamente no. Però cadere dei calcinacci. Ma guarda, sì. Anche nelle... Sì. Il muro tinture fra verticale, vedi sì. Che c'è cioè, sì, questi ferri sì, che vengono sì. Fuori. Infatti c'è scritto vieni divieto ANAS, addirittura non si può, questo è un cimelio penso questo cartello. Sai uno chi è che si ferma qui a leggere questo cartello? No? Allora, divieto di affissione, guarda come si chiamava, Ente Nazionale delle Strade. Si chiama adesso, però mi piace Ente, una cosa un po' vecchia, no? I trasgressori saranno addirittura puniti a termine di legge, senti come erano perentori. Se tu leggi Ente Nazionale delle Strade, perché ANAS? Infatti, perché ANAS? Azienda nazionale autonoma strade. Allora non è ente, questo era il nome forse. Vabbè, quello prima. Cambiato dopo, ha lasciato ANAS. Non è che si chiama ancora così. Senti, quindi a dimostrazione però, che è roba loro. Esatto. È roba loro. A dimostrazione non ci hanno mai attaccato niente, infatti ci hanno scritto e basta. Esatto. Poi chi è che veniva qui a metterci un manifesto? Assolutamente no, perché poi si legge passando così. Quindi già chi ha pensato di mettere questa targa con tanto, senti lì... Come, cioè, all'epoca qui, fu. Comunque siamo al sicuro perché il pericolo vedi è là. Il pericolo è là. Guarda anche lì quei ferri in quella. Sì. Giriamoci, vedi? Sì, sì, infatti scoperti, sono pericolosi. Sì. Sono pericolosi. Le luci funzioneranno qui. Boh, sembra passato. Mi sembra di sì. Sì, funziona. Sì, beh. Io no, passo sempre da qui. Perché per andare a casa non passo più da via di Fiorentina, passo da qui e. Che fai prima? Esatto, si rientra nel racconto. Ora da te voglio un po' l'oracolo, però. Quanto tempo prevedi che questo sottopassaggio rimanga chiuso? Questa è una domanda da tanti milioni di euro. Bah, se aspettiamo che venga visto il danno, quantificato il danno, fatto la gara di appalto, assegnato all'impresa e poi aggiudicato,
qualche annetto passa. Qualche annetto passa. Sì. Passa. Salvo che non sia un'opera che può fare l'ANAS direttamente da sé, e quindi allora potrebbe fare anche alla svelta, ma se deve essere appaltato. E comunque tanti vorrebbero girare. I capelli bianchi. Passando. Ti vengono dei capelli bianchi? Ah, io ce l'ho già un po'. Ma ti vengono di più. Di più, di più. Senti, passano le macchine, guardano e poi vorrebbero passare. Certo, però così non è molto messo in sicurezza, perché anche lì c'è un passaggio. Cioè sì, sì, è aperto. Uno vedi. Sa che tanto non è una cosa grave e passa, sì, è no? È aperto, infatti. Vedi qua è aperto, la macchina passa tranquillamente. Potevano forse anche scriverci perché l'hanno chiuso, oppure non sono tenuti. Pericolo di? Crolli. Allora la gente aveva paura. Però invece hanno transennato e basta, due transenne, due fili. È tutto a posto. E vabbè, insomma, vedremo, staremo a vedere questo sottopassaggio quanto starà chiuso. Come vedete, chiuso per modo di dire, perché vedrete tra qualche giorno come ancora di più ci passeranno. Vogliamo solo chiudere e vedere, vabbè, ci sarà un cartello di divieto di transito, presumo questo qui. Potevano scriverci pericolo di crollo, invece via Fleming, sottopasso chiuso. Divieto di accesso. Il perché? Non si sa. Esatto. Solo che accogliendo Vox Populi, che ha fatto il nostro Beppe Marconi, abbiamo saputo il motivo. E allora, qui l'appello è, qui tanto è un appello ai cieli. Chissà quando tornerà a riaprirsi, non c'è a fare appelli al comune qui, che ridi? L'appello ai cieli. Ai cieli, sì. Bellina questa. E questa è venuta così. Una preghiera all'alto dei cieli, e forse ce lo ridarà quanto prima. Bene, da via Fleming e dal sottopassaggio chiuso, ci vediamo domani. Ciao.